sta facendo la fila per fare qualche regalino. Certo, certo. Si rinuncia a questo? No, almeno la parvenza del Natale ci deve essere, dai. Che Natale sarà? Non lo so. La Toscana dunque rimane arancione, una delusione per tutti coloro che invece speravano un allentamento delle misure contro il coronavirus. Nel centro città, ad Arezzo, c'è chi comunque fa la fila per portare a casa un regalo di Natale, sarà indubbiamente però un Natale diverso. Sicuramente sarà un Natale diverso, però credo che ognuno a modo suo cercherà di renderlo speciale. Certo è che se le misure fossero un po' più alleggerite sarebbe meglio per tutti e questo ci permetterebbe anche di fare più regali, di fare girare più l'economia, perché ora come mai ne abbiamo veramente tanto bisogno, sia i nostri commercianti, sia i pubblici esercizi e i ristoranti, ma anche le persone stesse hanno bisogno di acquistare, hanno bisogno di fare quei gesti che comunque danno felicità nel periodo natalizio. Credo che il problema sia la disorganizzazione sanitaria, non è tanto perché se si erano organizzati si poteva fare diversamente, perché forse era meglio proteggere chi doveva essere protetto e lasciare un pochino più di libertà a quell'altro. E noi abbiamo molta paura, io sono veramente impressionato, quindi è una questione di educazione, bisogna rispettarla. Mi dispiace perché per il lavoro è veramente un grosso handicap, non riusciremo probabilmente a riprendere quello che abbiamo speso nella merce, però bisogna farlo, è un sacrificio grosso grosso. Per me è un po' diverso perché un sacco di parenti non sono qua, ho solo la mamma, sono tutti sparsi per l'Italia, quindi la viviamo così. La letterina si manda, è doverosa. Assolutamente, assolutamente, per loro è tutto doveroso, noi ci adeguiamo. Sì.